Avete presente per caso quel genere di videogiochi chiamati roguelike che, beh, sono, come dire, molto difficili da giocare per tutti? Ecco, questo ne è un buon esempio. Ciao a tutti, come va? Spero tutto bene ed oggi sono qui a parlarvi di Spelunky 2. La versione in questione è la versione Xbox Series XS, che potete trovare anche all'interno, allo stato attuale almeno, all'interno dei Game Pass. Cos'è Spelunky ora? È una lunghissima storia, cos'è Spelunky? Anche perché Spelunky è probabilmente uno dei franchise di, come dire, di giochi di roguelike più famosi che sono in circolazione. Parliamo di una franchise che è nato neanche relativamente recente, nel senso che è nato nel 2008 ed è un franchise appunto super particolare. Franchise nato nel 2008, si tratta di un platform e fin qui siamo tutti d'accordo, è molto easy come meccaniche, i platform sono molto easy, ma è molto particolare. Perché questo? Sostanzialmente quando immaginiamo un videogioco platform, ci immaginiamo come videogioco il genere avventura, giochi di carte, strategici. È difficile trovare i giochi d'avventura come genere di platform, scusate. Ebbene, Spelunky ha creato una vera e propria, un vero e proprio genere, che è proprio il genere platform roguelike. Non esiste, parliamo di una situazione così particolare che, ad essere sinceri, non esistono degli altri titoli che presentano questo genere, o almeno titoli particolarmente rilevanti. E questo è un evento veramente, veramente molto interessante. Spelunky 2 prosegue gli eventi del primo capitolo del franchise, appunto Spelunky, con la protagonista che è sostanzialmente la figlia dei protagonisti di Spelunky 1, e appunto sta esplorando una nuova ambientazione con tutta una serie di amici e amiche, nel tentativo di ritrovare i genitori che sembra che si siano appunto persi in questo luogo misterioso. Parliamo di una protagonista, una cacciatrice di tesori, come sarà appunto stato possibile intuire già dal titolo, e appunto il titolo si basa sulla ricerca da parte della protagonista dei genitori all'interno di questo mondo. Come funziona il gameplay? Anche perché appunto il gameplay è sostanzialmente l'elemento principale quando parliamo di un gioco roguelike. Sostanzialmente è un titolo abbastanza semplice, nel senso che il titolo è strutturato in una serie di stanze, le quali appunto sono classificate con dei numeri che indicano appunto il livello sostanzialmente della stanza. Alcune stanze sono classificabili come classiche, altre presentano delle meccaniche più o meno aggiuntive. Altre ancora invece presentano come meccaniche delle boss battle, per fare degli esempi. L'obiettivo del giocatore è molto semplice, bisogna sempre riuscire a raggiungere l'uscita di queste stanze, che si trova appunto tendenzialmente in basso rispetto a dove si parte. Fin qui sembra molto semplice, cioè ci sono tanti platform che seguono questo tipo di ragionamento. Diciamo che qua le cose sono molto diverse, per tutta una serie di frangenti. Prima di tutto parliamo di un titolo dove si muore molto facilmente ed è un elemento che caratterizza Spelunky. Spelunky e 2, così come il primo, sono titoli dove i giocatori muoiono tipo subito, muoiono veramente veramente velocemente. Questo per tutta una serie di motivi. Primo, i giocatori hanno 4 cuori all'inizio della partita e possono sembrare tanti, però qualsiasi basta anche per esempio toccare un avversario e in questo caso c'è un danno. Poi gli attacchi degli avversari possono combinarsi fra loro causando delle combinazioni letteralmente letali. Ci sono degli ostacoli che fanno one hit KO, quindi appunto elimina il giocatore instant, e delle trappole che possono essere attivate. L'obiettivo del giocatore sostanzialmente è evitare di subire gli effetti delle trappole banalmente e vincere l'avventura, quindi raggiungere l'obiettivo. Quello che avete visto fino adesso è il tutorial, tutta la fase del tutorial, quella che avete visto sul video in questione, e poi parte il gameplay vero e proprio. Ogni stanza viene generata randomicamente e presenta tutta una serie di elementi, come per esempio gemme,
lingotti, si possono trovare nemici, nemici possono essere di vario tipo. In questo video vedrete quelli che sostanzialmente sono i principali, però appunto andando avanti nel titolo ne appaiono anche i più pericolosi. E sostanzialmente il titolo funziona appunto con queste meccaniche qui, molto banalmente. Qual è il punto? Cioè perché un giocatore dovrebbe affrontare Spelunky 2? Beh, molto banalmente per la sua difficoltà. Parliamo di un videogioco estremamente, estremamente difficile ed estremamente punitivo, che è il punto che ha reso Spelunky, il franchise di Spelunky, estremamente famoso ed è anche il motivo per cui molti giocatori non lo toccano, non riescono a toccarlo. Il problema è appunto che giocare Spelunky è veramente, veramente difficile, soprattutto se siete alle prime armi. In questo video in particolare, appunto, questo è il mio primo tentativo con Spelunky 2, quindi se vedete per esempio che alcune cose, per esempio, vado più lento, alcune cose le vado a testare e così via, è normale. Proprio perché Spelunky è più che segue come ragionamento il fatto di presentare un gameplay che richiede un approccio molto pacato e molto attento. Fare, per esempio, distruggere oggetti o anche esplorare in maniera sconsiderata l'ambientazione può essere veramente, veramente molto fatale, proprio perché appunto subire i danni dei nemici è facilissimo, questo è veramente, veramente estremamente facile. Le trappole sono tantissime, possono apparire anche nei luoghi più disparati e impensabili del gioco, e questo di conseguenza provoca tutta una serie di problematiche, di difficoltà generali. Un'altra caratteristica del gioco che caratterizza alcuni titoli che sono presenti nell'ambito videoludico è molto banalmente il fatto che questo gioco qua non spiegherà mai niente. Questo gioco qui, nel corso di tutta la vicenda, non vi spiegherà niente. Non vi spiegherà come funzionano in maniera efficiente gli oggetti che potete equipaggiare, non vi spiegherà benissimo i nemici, non vi spiegherà alcune meccaniche che potete fare e alcune delle interazioni che potete fare con l'ambiente circostante. Quindi dovete stare costantemente attenti e soprattutto dovete imparare costantemente dai vostri errori. Questo significa banalmente che morirete tantissime volte ed è una cosa voluta. Il gioco è stato pensato per sostanzialmente morire così tante volte, per quanto possa più o meno piacere. Uno degli elementi più interessanti di questo titolo è il piacere della scoperta. Ogni volta che voi affrontate appunto Spelunky 2, potete sbloccare degli eventi più o meno esclusivi. Alcuni sono sostanzialmente settati per quella serie di livelli, quindi per esempio i tipi di nemici o cose simili. Altri, per esempio, potete beccarli in maniera differente. Alcuni, per esempio, alcuni ostacoli potete trovarli in maniera molto più frequente quando andate avanti nel corso del gioco. E potreste anche sbloccare degli eventi, letteralmente. Per esempio, c'è la possibilità che voi incentiviate banalmente un fantasma a possedervi, incentivate dei vampiri ad attaccarvi che appaiono così all'improvviso senza un perché e un per come. Potete attivare delle trappole che ricordano molto Indiana Jones. Sì, questo gioco fa molto Indiana Jones, se non fosse stato chiaro. Insomma, tutta questa serie di elementi che rendono il gioco estremamente, estremamente difficile. Parliamo quindi di un titolo estremamente, veramente, veramente faticoso e che richiede una quantità di tempo elevatissima. Questo perché le meccaniche sono molto difficili, capire come funzionano gli strumenti che potete lanciare, con cui potete interagire, è veramente, veramente molto complicato, anche perché andando avanti nel gioco vi accorgerete che ci sono situazioni in cui il one hit KO è pressoché assicurato e situazioni in cui nei momenti in cui non avete i giusti strumenti o non siete in grado di utilizzare gli strumenti, perché appunto può capitare anche una situazione di questo genere, banalmente dovete richiedere la morte, cioè sostanzialmente dovete crepare male, per quanto possa essere bruttissimo questo pensiero. Un elemento interessante da notare è il multigiocatore. Il multigiocatore è sicuramente l'elemento che rende Spelunky 2 un titolo meritevole di attenzione. Potete affrontare questo titolo con amici o sconosciuti, in base appunto alle vostre preferenze. E questo vi permette in generale di affrontare i titoli in maniera molto, molto più tranquilla sotto certi punti di vista. Affrontarlo con più persone significa anche, per esempio,
avere più teste che ragionano, avere anche un approccio differente quando ci sono determinate difficoltà e poi soprattutto è anche utile dal punto di vista della difficoltà, la diminuisce leggermente, se possiamo chiamarla così, molto banalmente, cercando appunto di spiegarla in maniera semplice. La difficoltà viene diminuita dato che i giocatori, appunto, quando muoiono e un altro giocatore è ancora in PvP, i giocatori che sono morti diventano sostanzialmente dei fantasmi che possono aiutare il giocatore principale. Qual è il problema? Fra l'altro adesso appunto è arrivata la notifica di un gioco che devo recensire. Qual è il problema? Un altro problema di questo titolo è che dal punto di vista appunto di giocarlo insieme con altre persone bisogna giocarlo per forza con amici, perché beh, meccaniche come per esempio il fuoco amico ci sono. E sostanzialmente quando giocate online è molto più probabile trovare dei troll. Questo di conseguenza implica che giocare questo titolo con persone sconosciute è pressoché difficile se non impossibile. Quali sono i pregi e i difetti di questo titolo? Beh, dal punto di vista dei pregi parliamo di un titolo estremamente ampio, ha tantissimi contenuti. Giocarlo tantissime volte permette di scoprire tutte le meccaniche, è veramente ricco di contenuti. È ricco di contenuti, è ricco di segreti, è ricco anche di missioni secondarie che possono stupire il giocatore quando appaiono per la prima volta. Ed è un titolo che per gli amanti del genere roguelike è molto diverso rispetto al solito. E già questo è molto molto piacevole. Però ci sono anche dei difetti da tenere in considerazione. Parliamo di un titolo estremamente punitivo, elemento che non piacerà a tutti. Parliamo di un titolo che richiede una collaborazione estrema fra i giocatori e soprattutto è un titolo che sfrutta ogni occasione ed ogni meccanica per assicurarsi che sia quasi impossibile andare avanti in certi punti, proprio perché richiede un certo tipo di movimenti, un certo tipo di azioni ludiche che col passare del tempo diventano veramente, veramente molto difficoltose. Nel complesso, cosa si può dire di Spelunky 2? Ovviamente questo è un video gameplay, qui la mia voce ha come obiettivo più che altro quello di cercare di dare una spiegazione anche generica del titolo. Parliamo di un titolo che è meritevole di attenzione, ma che non molti riusciranno ad apprezzarlo. Parliamo veramente di un gioco troppo punitivo. Già, parliamo di un gioco che una volta capito come funziona, e ci vuole tanto tempo per capire come funziona, quali sono le meccaniche da tenere in considerazione? Cosa bisogna fare per sostanzialmente assicurarsi che il proprio personaggio non muoia male? Quando si sono capiti questi elementi, il titolo diventa veramente interessante. Ma prima è veramente, veramente molto difficile da giocare. Veramente, veramente molto difficile. Ci vuole veramente poco da parte del titolo, da parte dello stesso titolo per sostanzialmente disintegrare qualsiasi cosa. Diciamo che è il classico roguelike che richiede tantissime ore anche solo per capire quali sono le meccaniche base, proprio quel genere di roguelike che non piacerà. Se pensate a qualcosa come The Binding of Isaac, ecco, immaginatevi qualcosa di più difficile di The Binding of Isaac, perché in The Binding of Isaac hai una percezione che tu stai andando avanti nella partita. Qui è sostanzialmente basta veramente poco per morire male, sostanzialmente. Secondo me merita la vostra attenzione se lo volete giocare in compagnia di amici. Giocarlo in compagnia di amici è il massimo della vita. In quel caso è veramente, veramente super divertente. Lì veramente si riesce a godere al massimo il gameplay generale. Lì veramente, veramente dà il massimo. Altrimenti rischia veramente di risultare estremamente faticoso ed estremamente difficile. È quel classico titolo che o lo si ama o lo si odia, non c'è una linea di mezzo. Cioè, o si riesce ad apprezzare il suo fatto di essere estremamente punitivo, ma con un'ambientazione intrigante e con uno stile di gioco abbastanza inusuale, altrimenti sarà molto difficile che voi giocatori riusciate a apprezzare questo titolo, questo progetto. Spero che questo video vi abbia un po' incuriosito e che vi abbia risposto ad alcune delle possibili domande che potreste avere circa Spelunky 2. Mentre vedrete questo video sarà già disponibile su gamescore.it la recensione in merito a questo prodotto, quindi nel caso in cui siate che vogliate avere un'opinione più completa del sottoscritto la trovate in quell'articolo e spero sostanzialmente che
se nel caso in cui lo acquistiate con degli amici o amiche, al fine proprio di godere assieme l'avventura generale, perché con amici questo titolo qui è qualcosa di spettacolare. Da soli potrebbe davvero non piacere, potrebbe davvero non piacere. Spero ancora una volta che questo video ti sia piaciuto. Io ti ricordo che sono Jimmy Snacco di Gamescore.it. Gamescore.it è un sito che tratta news, recensioni di videogiochi, giochi da tavolo, giochi con cartacea, attuali periferiche, trattiamo un sacco di robe. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo per favore di mettere un piccolo mi piace al video, che tanto non ti costa niente, veramente non ti costa assolutamente nulla. Se vuoi vedere altri video, altri contenuti di Gamescore, potresti tranquillamente seguire il sito principale, quindi www.gamescore.it, e tutti i nostri canali, come per esempio TikTok, Twitch, Twitter, Instagram, Telegram, siamo pressoché ovunque ormai. Spero ancora una volta che questo video ti abbia incuriosito, che queste meccaniche legate a Spelunky 2 ti abbiano incuriosito. E beh, io spero che siate ricchi e abbiate, cioè nel senso ricchi di voglia di esplorare, perché se avete voglia di godervelo appieno e di accettare i limiti che questo gioco impone, allora riuscirete assolutamente ad apprezzarlo. Altrimenti rischierete di trovarvi di fronte ad un titolo che non apprezzerete per niente. Vi ringrazio ancora per essere passati di qua e noi due ci vediamo ad un prossimo episodio. Ci vediamo? Ciao! Ciao ciao!